è come è stato detto, è un'opera ingegneristica napoletana, quindi è una grande sfida, è un impatto effettivamente emotivo molto forte. Si sta per completare, le prossime ore verrà aperto ai napoletani, innanzitutto ai tanti turisti, e l'idea di salire su un albero che è un'opera urbanistica, ingegneristica, architettonica, vedere il mare, vedere Napoli, l'albero che viene visto da tutto il golfo, e sapere che ci possono accedere tutti e quindi è un albero popolare, credo che è veramente un'ulteriore sfida che vince la città di originalità e di potenza. I numeri, quali sono gli introiti che si aspetta la città? Ma Napoli già è prima a livello di crescita turistico-culturale, con quest'albero non può che consolidare la posizione di forza nel mondo, si parla di Napoli in tutto il mondo, sono arrivate richieste di venire a Napoli anche per quest'opera ingegneristica, e io voglio ringraziare anche a chi ha creduto di fare questa sfida a Napoli, perché ci sono imprenditori che stanno investendo nella nostra città senza avere un euro di contributo pubblico, perché il brand è Napoli, dove c'è una città e un'amministrazione che è pronta a ogni sfida e che ha risollevato Napoli e la sta risollevando sempre di più. Una città che ha tradizioni molto radicate, come quella del presepe a San Gregorio Armeno, una città che ha cultura millenaria, ma è anche la città della creatività e dell'innovazione, città prima per crescita turistico-culturale, c'è un brand internazionale su Napoli fortissimo, e qua entriamo nella storia come albero più visitabile, albero più alto visitabile al mondo. Insomma, salire al primo piano e vedere il golfo, poter mangiare, poter intrattenersi e sentire musica, sapere che fino a un certo punto ci possono arrivare tutti e poi dopo si paga una somma che è popolare, che quest'opera è frutto di imprenditori che hanno investito e non c'è nemmeno un euro di denaro pubblico, anzi otteniamo risorse pure da tutto questo, è anche un modello politico Napoli in questo momento. Lei parla di un modello politico, quest'albero, insomma, cioè, l'albero di Napoli, le luci di Salerno, la sua polemica con De Luca per le risorse non tolte, insomma, è chiaro. Ma non facciamo polemiche, diciamo che per i prossimi mesi è giusto essere più giusti, quindi va bene le luci di artista di Salerno che sono belle, un po' meno bene spendere 3 milioni, ma questo lo capisce anche mio figlio Peppino, cioè basta... Comune, quanto ci ha guadagnato con quest'altro? Eh beh, parecchio, innanzitutto abbiamo avuto l'occupazione di suolo, non so con precisione, mi pare intorno ai 100.000 euro, questo come somma immediata, e poi quello che ci guadagna in termini di comunicazione, di immagine, di indotto, di turisti, di cultura, di brand, credo che non è quantificabile. Napoli sta moltiplicando i suoi sforzi, soprattutto grazie ai napoletani, per crescere sempre di più, però crescere in modo intelligente, rispettando il paesaggio, l'ambiente, la città, i napoletani, senza mai fare forzature, e come è stato detto in conferenza stampa, qui è tutto napoletano, da chi ha investito, da chi l'ha voluto, dal sindaco che ci ha creduto, a chi ha lavorato, gli ingegneri, i direttori di lavori, tutti i napoletani che hanno avuto la forza di aprirsi al mondo e dimostrare anche a chi dall'estero sta investendo che siamo credibili.